was sweeping up down, all around from town to town, meeting people of every kind. Some are good, some are bad, some are happy, others sad, and never know who you will find. I never meet people I need from one of them. Such a crazy bad del premio, della serata di questa sera, che prevede la consegna del premio Santa Chiara a Claudio Cicchetto. Bravo! Se partite subito così, ragazzi, dopodiché vi troverete sfasati, perché faremo fare tanti applausi. Questa era una prova generale, assolutamente sarà più forte dopo. Ha avuto un grande successo, ma mi danno anche come informazione sul patrimonio personale. Patrimonio personale, dicono, non pervenuto. Ah, ecco. Non pervenuto, mentre numerose e pubbliche sono le grandi soddisfazioni umane, professionali, non prive di numerosi interessi. Scusa, eh. Ah, qui con due grandi, con il più grande di tutti, che lo fa in vita, Rantumi. All'inizio il libro si doveva intitolare Che culo, capito? Ma il sottotitolo era Che mi sono fatto e che ho avuto. Quindi veramente mi piaceva questo spirito, questa maniera di fare televisione, anche se ultimamente la televisione si è un pochettino invecchiata, come te, qualcuno mi potrebbe dire, perché se dovete pensare che io il primo Sanremo l'ho fatto che avevo 29 anni, quindi una volta la televisione, la RAI rischiava molto di più, e perché quando mi ha chiesto di fare il Festival Bar, mi ricordo, eravamo al Matriciano a Roma, eravamo in un ristorante e mi disse: guarda, mi piace come presenti, sei veloce, vorrei che tu presentassi l'edizione del Festival Bar per Canale 5, perché secondo me tu sei il secondo presentatore più bravo in Italia. Dopo? E io ho detto: secondo? Mi fa piacere. Ma chi è il primo? Io. Grande Vittorio. Grande Vittorio, bene, ben bravo, anche il figlio. Sono riuscito anche a litigare con lui, però gli voglio un bene della Madonna. Tante volte le persone con cui si litiga per qualche motivo, poi alla fine invece si scopre che possono diventare persone con cui si può tornare a andare. No, ma come? Ma ci mancherebbe altro. Anche perché poi certe volte i litigi sono fatti per passione, non sono litigi fine a se stesso. No? Quindi, perché io per esempio litigio, si fa per dire, ho avuto una discussione perché lui, quando ho fatto il Festival Bar, mi dice: mi raccomando, prendi in mano il Festival Bar e fai in modo che sia il tuo Festival Bar, voglio che sia così. Beh, io ci ho creduto e devo dire che dopo 3 anni dicevano tutti il Festival Bar di Claudio Cicchetto, no? E lui si è incazzato. Addio! Esagerato! No, Vittorio, ma hai chiesto tu di farlo, poi un nostro fonico che ha saputo che ci sei, vorrebbe conoscerti. E ho detto: chi è sto qua? Francesco Facchine. Mi è venuto in mente che l'avevo visto ed è arrivato subito. La cosa che ti ho detto è: però fai una cosa, non bisogna vergognarsi dei padri, perché per esempio mio figlio adesso sta facendo una cosa, tra un po' andrà su Andrea Kids, no? Però è meglio non sbattere in faccia il cognome, e allora l'ho chiamato DJ Francesco, detto, non Francesco. Poi dopo, quando vorrai, passerai a Francesco Facchinelli. È passato, però ancora se lo ricordano come DJ Francesco. Se gli hai tolto il peso del cognome che poteva essere anche ben bene. Esatto. Bellissimo, interessante. Anche se per me è sempre un vantaggio avere un padre famoso, perché vuol dire avere un piccolo carosello. È chiaro che è controproducente al momento in cui si ampliano. Siccome il Padre Eterno mi ha dimostrato nella vita che mi vuole bene, quando non mi accadono queste cose vuol dire che lui per me ha pensato che è meglio che non accadesse. Guarda che non facciamo come Santa Chiara. Quello? No, quello lì è la Madonna. No, tu hai vinto il premio Santa Chiara, non della Madonna. Eccolo qua.
grazie. Eccola qua, lui voleva la Madonna, avete capito, ma roba da matti, non gli regala Santa Chiara e lui voleva. Questo vi dimostra come quest'uomo non guarda, guarda sempre avanti, guarda sempre avanti.